Stop alle bustine di zucchero in bar e ristoranti e anche ai mini flaconi per sapone e shampoo negli hotel e alle confezioni monouso per condimenti, frutta e verdura o salse, a meno che non siano forniti insieme ad alimenti pronti da asporto. È quanto prevede la proposta di regolamento presentata dalla Commissione UE per eliminare gli imballaggi ritenuti superflui. Nei pubblici esercizi resterà la possibilità di usare bustine da tè, capsule e cialde di caffè compostabili. La proposta sarà esaminata dal Parlamento e dal Consiglio UE e alcuni paesi, fra cui l'Italia, promettono battaglia. Locale storico, conosciutissimo a Bologna, fondato nel 1465, l'Osteria del Sole si distingue in particolare per il suo format. È infatti una delle poche locande che permettono di portarsi il cibo da fuori, anche perché l'osteria serve solo ed esclusivamente vino e birra. Un'idea per quei locali che non possono o non vogliono curare la piccola cucina per motivi di spazio o di costi e che potrebbero accordarsi con pizzerie, pasticcerie e rosticcerie nelle vicinanze per implementare a vicenda il business. Santiago è una variante del Negroni con la Chartreuse creata da Antonella Benedetto, titolare del cocktail restaurant bar Moonshine di Polignano in provincia di Bari. Si prepara con tecnica build con 30 ml di Chartreuse verde, 30 ml di Barbieri Bitter, 2 dash di Chartreuse Elisir Vegetal e 30 ml di succo di pompelmo fresco. Dopo la diluizione si aggiunge un top di tonica e un peel di pompelmo rosa. Si serve con abbondante ghiaccio.